Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi finalmente dopo un bel po' di tempo siamo tornati sullo Pilaki Prison di The Legendcraft. Ebbene sì ragazzi, dopo un bel po' di tempo che è passato, sono qui di nuovo insieme a voi per affrontare questo nuovo video. Ragazzi, vi ricordo di andare a vedere il vecchio video in cui appunto vi annuncio la perdita del piccone e ragazzi, oggi ne devo annunciare diciamo un'altra. Perché dico diciamo? È perché sono successe cose bruttissime. Praticamente, ragazzi, mi è stato regalato un nuovo piccone Excavation 2, ma per fare l'imbecille qui davvero vi faccio il mea culpa, l'ho perso nuovamente. Però, ragazzi, oggi non andremo a parlare di questo. Andremo prima cosa a ringraziare tutti i regali che mi avete fatto, perché, ragazzi, d'ora in poi, siccome ho rifatto il plot, dovrò rimettere tutti i regali. Però, prima di spiegarvi altre cose, facciamo salutare YouTube. Non so quanti saluteranno perché ragazzi, siccome questa sera c'è Napoli-Juventus, molti sono alterati in chat e quindi non so chi mi cagherà tipo mai. Però, tralasciando questo, raga, devo rimettermi la fly. Oh, c'è Luke7770 che mi saluta. E raga, guardate, questo è il mio nuovo plot. Come sapete, questi plot adesso sono più grandi, sono un po' più diversi, eccetera, eccetera. E credo che sia abbastanza carino, almeno credo. Poi, raga, l'ho costruito insieme ad Ice, così in poco tempo. Però, vabbè. E raga, l'unica cosa brutta che ho costruito è stato proprio questo qua, il deposito. Ma prima di continuare, ragazzi, devo ringraziare principalmente 5 ragazzi, anzi 4 con la precisione. Il primo è Minder, che appunto mi ha regalato i cactus, che sono qua e ti ringrazio perché comunque io regalo. Poi XX Spring Tiger, che mi ha regalato, che dovrebbe essere qua, ok, la spada del kit ladro. Zeta Samu, che mi ha regalato il piccone con Excavation 2, ragazzi, che purtroppo ho perso e mi è rimasto questo con Excavation 1. E infine devo ringraziare Filippo Pro 2016 che mi ha dato un bensì 1 miliardo. Raga, il piccone me l'ha regalato X Gabri. Poi off camera aggiungerò le altre persone qui. Qual è la novità di oggi, ragazzi? Che finalmente sono arrancato al Warp U. Voi direte, Luca, ma ci hai lasciato al Warp S? Raga, invece, guardate qui, no? Prima sono arrivato al Warp T e poi al Warp U. E raga, sembra che non ci sia nessuno, ma in realtà ci sono. Il problema, ragazzi, più grande è questo. Ossia, siccome qui c'è il PvP e io non ho un VIP adatto per farlo, in che senso? Ci sono i VIP che hanno appunto la God, quindi non puoi essere attaccato e io non ce l'ho. Di conseguenza sto nerdando nella miniera S, diciamo miniera. Perché, raga, è l'unico posto in cui non c'è il PvP e non c'è il rischio che mi ammazzino. Soprattutto, ragazzi, io avevo il piccone Excavation 2 fino a qualche ora fa, fino a quando lo perdevo, quindi era ancora più rischioso. Adesso con l'1, raga, me lo devo rifare, il 2, vabbè. Ringrazio comunque tantissimo Zeta Samu che mi ha regalato l'Excavation 2 e perdonami se sono così imbecille, raga. Perché ultimamente proprio li perdo come fosse proprio una strunzeta i picconi. Detto questo, ragazzi, mentre andiamo a scavicchiare un po', volevo dirvi diverse cose. Come vedete, non riesco a caricare molti video perché questa settimana è stata abbastanza pesante per me, nel senso che ho avuto poco tempo perché sto facendo diversi progetti anche al di fuori di YouTube. Non dico lavorativi, ma anche progetti personali, diciamo. E raga, è la vita, mi tiene impegnata. Però ci tengo a dire che dal prossimo video rinizieranno i commenti del giorno e tutte queste cose belle carine. E anche altre cose che devono esserci, come ad esempio i discorsi più importanti e roba del genere. Raga, è vero, oggi sono, diciamo, tra virgolette, un po' in imbarazzo perché non so bene di cosa parlare. Effettivamente, raga, ci sta poco da dire. Posso soltanto dire una cosa. A breve credo che in ogni video che uscirà spiegherò un po' cosa farò dalla prossima settimana. Perché appunto, raga, si rinizia sperando, incrociando tutte le dita, tranquillamente. In che senso? Perché, ragazzi, ho deciso di caricare un video ogni 2 giorni, in modo che vi assicuro appunto un video barra 4 ogni settimana, perché più o meno un giorno sì, un giorno no, più o meno 3-4 video ci escono, quindi raga, è sempre qualcosa di buono. Come vedete, ragazzi, io sto rompendo i Lucky Block. Perché faccio questo? Perché, ragazzi, siccome voi ben sapete, si possono trovare i miliardi, io per rankare al Warp U ho utilizzato appunto i miliardi, raga, ed è una cosa stupenda, è davvero una cosa stupenda. E guardate qui ragazzi, 1 miliardo in diretta. 1 miliardo in diretta nell'Hugger Block. GG raga. E vedete come cacchio è facile volendo? Cioè basta impegnarsi un pochettino, avere fortuna e trovi i big money nell'Hugger Block. Ragazzi, io lo so che il Warp S per farmi 30
miliardi per arrivare al prossimo rank è una cosa molto dura. Infatti, come vediamo, mi servono appunto 30 miliardi e ce ne ho soltanto uno. E so che è molto difficile, raga, però io non riesco a rankare dalle altre parti perché c'è il PvP e mi ammazzano siccome sono strunza. Due token e un diamante. Cioè, raga, la cosa bella di questi lucky block è che puoi trovare facilmente anche dei token. Io l'altro giorno ho trovato due lucky block di fila in cui davano 10 token e un diamante. Sono quelli che preferisco. A livello di token da un bordello. E poi i secondi che preferisco è quello là che dice 1 miliardo tutto per te tesoro. E raga, quelli là davvero ti fanno impazzire. E raga, tipo c'è una percentuale di un 90esimo tipo, che poi non è una percentuale, è una frazione però dettagli, un 90esimo di possibilità di trovare appunto 1 miliardo. E noi l'abbiamo trovato al quarto lucky block più o meno. Cioè raga, questo si chiama cool. Però non lo dite in giro che c'ho cool, se no il cool lo perdo. E guardate qui, 25k, un diamante. Raga, io dai prossimi video spero di portare qualcosa di più interessante. Molti mi hanno detto: Luke, fai anche del PvP. Raga, penso di cominciare a fare anche un po' di PvP così per cazzeggiare. Tanto userò kit che non rischierò di perdere. E raga, la cosa più odiosa a trovare nei lucky block è questa: la fatica di scavo, che è davvero odiosa, che non potete nemmeno capire. No, forse potete capire, molti l'avranno subita questa cosa. Poi i lucky block più brutti sono proprio questi, no? Che ti danno 10 euro praticamente un diamante. Ma che ci facci, signorino? Magari chi ha lo warpa fa anche comodo un diamante, te lo vendi, fai qualcosa. Ma chi è come me a un rank alto, che ci devo fare, signor? Voglio i miliardi? Perché raga, davvero, io ve lo assicuro, sono salito in una sola sera fino al warp U ed ero warp S. Tramite cosa? I lucky block. Basta avere tanta fortuna. Tu avere fortuna, az, tu potere rankare. Se tu non avere fortuna, tu non potere rankare. Io in questo caso, raga, l'altra sera c'ho avuto fortuna e mi è scappata la bella cosa. Abbiamo qua. Resistenza, che non mi serve un Getz in questo momento perché non sto facendo PvP. Ossidiana, come se piovesse, ma non mi serve. Io ti voglio bene, ma non mi serve. Raga, comunque Excavation 1 è davvero deprimente. Io ripeto, ringrazio ancora una volta Zeta Samu che mi ha regalato Excavation 2, ma ringrazio anche l'altro ragazzo che mi ha dato questo qui, perché sennò sarei davvero nei guai. Io davvero chiedo scusa, non vi racconto come l'ho perso. 1 miliardo ancora, maronna mia. Mamma mia. Wow, mamma mia. Cioè, raga, non vi voglio raccontare come l'ho perso, perché sennò mi insultate maramente. Però, raga, a volte sono lo strunzo. Però, raga, posso soltanto dirvi che sta anche colpa del lag, eh? Quindi c'è da dire questo. Cioè, raga, ci siamo fatti 2 miliardi in un video. È la miseria. Cioè, raga, vedete quanto vale la pena? È difficile trovarli, ma in questo video ho trovato ben 2 miliardi in pochi lag block. Se ci pensate, ne avrò rotti una decina. Cioè, cacchio. 1-1 Juve-Napoli. Ma stanno dicendo la verità? Raga, io... come voi, pochi voi sanno, io sono romanista. Però comunque sono interessato perché in questo caso tifo Napoli. E non ho niente contro di me, raga, ma tifo Napoli. Comunque, raga, detto questo, io penso di poter concludere perché sinceramente abbiamo recato pure tanto. Da prossimi video, ragazzi, con Excavation 2, se me lo riesco a fare off camera, si riprenderà scavando, così vi farò contenti. Mi raccomando, lasciate like, commentate il video, condividetelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e... ciao a tutti, ragazzi!